capitolo Frosinone assolutamente da affrontare con lo spirito giusto che dicevi tu. Ci puoi raccontare qualcosa di come la state preparando questa partita a Peschiera? Io penso stiamo preparando le partite come le altre. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare. Io penso anche un po' la stessa cosa contro la partita contro Carpi. Contro Carpi abbiamo giocato male, abbiamo perso, e noi sappiamo che dobbiamo cambiare le cose che abbiamo fatto contro Carpi per vincere questa partita contro Frosinone. Anche perché insomma è un Frosinone che ha saputo anche sorprendere a volte, prima esperienza in Serie A, si è tolto anche qualche soddisfazione, più in casa bisogna dire che fuori, ma insomma, secondo te quali sono appunto gli aspetti più da temere di questa squadra, anche i giocatori da temere di più di questa squadra? Sì, ma non solo per noi è una partita importantissima, anche per Frosinone. Anche se loro vincono la partita hanno un'occasione per stare in Serie A. Per noi no, siamo tranquilli. Se parlo per parte mia, io lo so cosa dobbiamo fare per vincere una partita importante, come dobbiamo giocare una partita importante. Io sono tranquillo, sono positivo. Anche per tutti che sta ascoltando questa intervista, non voglio dire se noi siamo pronti per battere Frosinone. Ha detto fra l'altro Eros Pisano qualche giorno fa al Vinitaly: noi ci giochiamo il tutto e per tutto, con la mente anche libera, perché sappiamo di non aver niente da perdere, sono loro forse che hanno un po' più di pressione addosso e noi dobbiamo giocare proprio per questo, perché dobbiamo assolutamente tenere tutto aperto fino alla fine. Sì, perché penso parte la parte che amo Hellas, penso tutti pensa che Hellas adesso sta andare in Serie B. Prima eravamo penso 8-10 punti da dietro, adesso c'è solo 6. Sappiamo anche che Palermo gioca contro Juventus, Carpi contro Genoa, noi contro Frosinone. C'è solo una cosa che dobbiamo fare domenica, è vincere questa partita. Tu cosa ne pensi? Secondo te riuscirete a salvarvi alla fine di questa stagione, anche tenendo in considerazione il fatto che avrete anche da combattere contro squadre come il Carpi, come il Frosinone e come il Palermo, il quale sappiamo che ha appena esonerato l'allenatore, quindi magari avranno anche nuovi stimoli, diciamo, con un nuovo allenatore. Cosa pensi? No, cosa ho detto prima, sono positivo. Sappiamo che domenica è una partita importante, e anche sappiamo che l'ultima partita è fuori casa contro Palermo, così noi crediamoci che possiamo salvare. Per questo queste ultime settimane dobbiamo lavorare bene, dobbiamo dare tutto per vincere la partita, non solo sul campo in allenamento, ma anche nella vita privata. Sì, questo momento questo è importante per dare tutto per vincere la partita. Tu cosa pensi dei tuoi compagni dello spogliatoio? Qual è il tuo rapporto con lo spogliatoio? Hai relazionato meglio con chi meno, con l'allenatore? I rapporti come sono, insomma? No, io penso che abbiamo un bel gruppo. Sì, è difficile perché da campionato iniziato fino adesso ella si è sempre essere l'ultima, così è difficile per dire tutti contenti, ma anche noi sappiamo che dobbiamo fare in questa squadra. Per dire i miei migliori amici, io parlo
troppo con Golini, lui in portieri giovane, 20-21 anni, io sono quasi 30, così no, lui mi chiede un po' di cose, che cosa, quello cosa che ho fatto prima per adesso. Noi parliamo anche troppo per calcio, in questa squadra lui è mio amico, anche Fares, gioca anche a sinistra, anche giovane, quando gioco o non gioco, quando sono in panchina, prova sempre per aiutarci, per fare le cose bene, per mettere la testa giusta. Quei ragazzi sono giovani, una stagione difficile anche per loro, così io voglio aiutare che quando posso.